Da un mese, diciamo più o meno, sto combattendo una battaglia contro alcune decisioni prese dal governo nazionale, contro l'autonomia differenziata, a difesa prima di tutto della dignità del sud di Napoli, della Campania. Stiamo buttando il sangue, mica a me l'ha prescritto il medico questo. Io vorrei dirvelo così in maniera molto sincera, da padre, da nonno, che non riesce a vedere i suoi nipoti. Io so, lo dico anche a voi, come si può vivere bene, mica non lo so. Il Presidente di Regione può fare una bella vita, non... So come si può vivere di cerimonie, di inaugurazioni, di scemenze, di medaglie al petto, di posti in prima fila al teatro. Non so come si può vivere bene. Se ho deciso insieme con i miei collaboratori di vivere in un altro modo è perché ritengo che dobbiamo difendere dei valori fondamentali. Io ho scelto da parecchi decenni di vivere in un altro modo, non di vivere tranquillo. Non di vivere di immagini, non di vivere neanche per i soldi, ma di vivere per affermare valori e per tentare, per quanto umanamente possibile, di dare una mano alle nostre comunità e soprattutto alla povera gente. La mia attività politica è cominciata così, dalla povera gente, anche perché io non sono nato nei quartieri alti, vengo dalla terra. E la mia attività politica è cominciata in mezzo ai contadini di questa terra, di Caserta, dell'Agro Sarnese Nocerino, della Piana del Sele. Quindi ci tenevo a dirvi che siamo qui in nome di valori, in nome di un modo di vivere, fatto di rispetto per le persone, fatto di anche sacrificio di vita. Io mica mi preoccupo di un po' di amuina, diventa sempre inevitabile. Nessun problema, l'importante è che a un certo punto facciamo funzionare la ragione, il cervello.